È venuto in altre occasioni che non ci conosce, che è la dottoressa Rachele Mauro che ci esporrà ora al di fuori degli ECM, al di fuori della eh, parte eh, diciamo scientifica del mattino e si presenta come esperta in malattie del fegato e del ricambio, esperta in fitoterapia, lavora presso la ASL ehm, 1 di Roma. E eh, ci esporrà i protocolli terapeutici le, delle medicine eh, fitoterapiche disponibili eh, presentate da questa azienda che ci ospita. Grazie, Rachele, ci spiegherai Grazie. come usarle. Allora, buongiorno a tutti. Per chi non mi conosce, eh, io conosco. E faccio parte di questo gruppo scientifico che ha creato questa scuola non solo quest'anno ma anche gli anni scorsi quindi probabilmente qualcuno già mi conosce io adesso faccio parte, faccio la rappresentante della casa, della casa che ci ospita la PM Pharmatec ci offre una, eh, una serie di lezioni di alto livello chiaramente affiancato a dei prodotti di alto livello. Sono prodotti che sono stati creati con l'aiuto e il consiglio di medici, quindi noi medici abbiamo chiesto che cosa ci serviva e come potevamo utilizzare i principi che avete sentito questa mattina in prodotti già fatti. Perché io mi devo orientare su prodotti commerciali? E presto detto, io sono 35 anni che faccio fitoterapia, ho iniziato con le preparazioni galeniche e a tutt'oggi ancora mi piace fare le preparazioni galeniche. Però il problema dei fitoterapici è proprio la materia prima e la titolazione e la standardizzazione di questa materia. Quando io faccio una ricetta bianca galenica non so dove il paziente andrà a farsi fare il prodotto e non so... Che prodotto avrà? E allora io che lo faccio come medico e che pretendo una risposta sempre uguale e, e una risposta positiva, non posso dare colpa alla mia ricetta se un paziente viene che sta bene, un paziente viene che sta male, oppure il paziente mi dice: Prima mi faceva tanto bene, adesso non funziona, non funziona più. Noi adesso portiamo avanti una buona fitoterapia, cioè con prodotti standardizzati, ciò cioè vuol dire che. Ogni lotto ha la stessa qualità, raccolta allo stesso modo, trattato nello stesso modo e titolati nel principio attivo, garantiti da qualcuno. Perché io non posso andare, nel, non ho il laboratorio in cantina per andare a vedere se la titolazione è quella giusta, se l'hanno raccolto nel periodo uh, giusto o no. Quindi chiaramente io mi fido e eh, siccome sono anni che utilizzo questi prodotti... Mi fido a ben vedere perché ho sempre avuto delle ottimi risposte. Quindi la mia, il mio ringraziamento è proprio portare a voi i protocolli che io ho veramente sperimentato da tanti anni ormai, perché nessuno di questi prodotti è recente, tranne forse uno o due, e che mi hanno dato sempre ottimi risultati. Prima di tutto parliamo della prevenzione delle malattie invernali. Ovviamente oggi abbiamo avuto un monotema sulla patologia eh, del naso, patologia dove entravano le allergie, ma abbiamo visto che il paziente allergico si ammala al 30% in più di malattie invernali. Quindi quando io voglio aiutare un paziente che incomincia ad ammalarsi troppo spesso e che quindi mette a... Uh, a dura prova la sua bilancia TH1, TH2, devo avere la possibilità di aiutarlo. Non, non esistono prodotti eh, convenzionali che fanno questo, tranne un paio di prodotti sintetici che io non ho mai utilizzato. Esistono però delle piante che veramente, nella tradizione fitoterapica, sono stimolanti l'asse TH1 sia degli linfociti T-helper sia dei linfociti B. Questo stimolo ovviamente è stato, è, è stato sperimentato nella fitoterapia tradizionale, ma portano tantissimi studi. Se andate a PubMed, ciascuno di questi fitoterapici che vedete qua, l'Uncaria, la Curcuma, l'Eleoterococco, la Junglas sono degli adattogeni, sono fitoterapici eh, studiati all'inizio del 1900 per dare più tono e più resilienza agli sportivi, perché fondamentalmente questa classe di fitoterapici era legata alle prestazioni sportive. Abbiamo degli studi che risalgono al 1910 di Lazarov sugli atleti russi. Poi ovviamente si è andata a vedere che l'adattogeno è un vero fitoterapico PNEI, cioè ha sempre più siti di azione, come del resto tutti il principio e il complesso fitoterapico è sempre polivalente, non ha mai un target unico come, una, come un farmaco chimico, ha un target che varia e che abbraccia più siti di azione. Quindi il prodotto dell'Immunotech è fatto apposta per riunire in sé tutti i principi fitoterapici adattogeni che vanno a stimolare il malt, cioè il sistema immunitario innato, in più zinco rame che voi sapete quale effetto hanno sugli enzimi che devono presiedere al nostro sistema immunitario. Come viene preso? Allora, questo, questo protocollo è un protocollo che io ho sperimentato e ve ne ho portati due. Quando è uscito l'immunotech, non c'era il COVID. Quindi, io dovevo solo aiutare le persone a essere più resilienti nella stagione invernale alle varie virus, paramixovirus, parainfluenzali, adenovirus. Quindi, io facevo fare due cicli. Il primo, un flaconcino e una compressa, perché vedete che nella compressa c'è l'Andrografis, che è un principio molto forte di stimolo, ma molto amaro. Quindi è stato tolto dal flaconcino che viene dato anche ai bambini. È stato messo in una compressa. Quindi, il vostro pacchetto, il bagaggio contiene 20 flaconcini e 20 compresse. La modalità più istintiva e più semplice. Una compressa un flaconcino per 10 giorni, una compressa un flaconcino a giorni alterni. Il paziente utilizza una confezione che dura tutto il mese, ripeterà il ciclo tra gennaio e febbraio. Quindi ancora quando continua il mese freddo e quando magari lo simolo sta scendendo. È venuto il Covid. Sono scomparsi letteralmente qualsiasi altro tipo di virus che quest'anno sono ritornati. Però c'era un, una continua virosi e una continua presenza, tra l'altro, di varianti. Quindi io ho cambiato protocollo e questo protocollo negli ultimi tre anni mi ha dato ottimi risultati. Vuol dire che io ho dato uno stimolo più basso, quindi un flaconcino e una compressa due o tre volte a settimana a seconda del paziente e della sua fragilità per tutti i mesi invernali. In questo modo non ho caricato economicamente il paziente ma ho mantenuto lo stimolo costante. Questi due protocolli sono entrambi validi, io li ho sperimentati e in entrambe le situazioni i pazienti l'anno dopo se lo sono ricomprato da solo. Segno che è andato bene perché altrimenti ecco, potevate pensare che io ormai volevo farmi bella con le penne del pavone e, e dire che io ogni anno... No, la fortuna è che se lo sono ricomprato da solo volevo sapere, volevo farlo prima quanti medici sono in sala? ok, medici otorini o medici, a parte il professore immunologo otorino, sì medici di medicina generale anche perfetto, allora eh, io fondamentalmente sono gastroenterologa la, ma la mia principale attività e la medicina generale il fatto di aver trovato un prodotto che il paziente mi dice me lo sono ricomprato oppure mi fa il messaggino posso riprenderlo anche quest'anno non, non ha valore cioè ha un valore immenso non posso quantizzare quanti pazienti sono stati meglio e sono stati eh, quindi meno presenti nel mio studio vediamo quindi due Prodotti che voi venite, eh, vedete là di fuori che sono invece dei sintomatici delle prime viere. Allora, il primo prodotto è il Sineflog, è un prodotto in gocce, non ha alcol, quindi è un prodotto che viene usato a qualsiasi età, e dentro ha degli integratori che avete, di cui avete sentito parlare stamattina: il Ribes, la Bosveglia come antinfiammatorio. Il timo, il timo come stimolante, perché il timo è un forte stimolante e modulatore delle, del sistema immunitario delle mucose, la melissa, la plantago, eh, che sono invece degli antispastici, quando c'è infiammazione c'è anche spasmo, quindi la melissa è stata messa in questo senso. E la, la Plantago è stata messa proprio perché contiene delle mucillagini che ha azione praticamente antinfiammatoria da contatto. Quindi, chiaramente, abbiamo fatto un prodotto che deve togliere i sintomi e deve togliere l'infiammazione e la secchezza. Accanto al Cineflog c'è il Cineflog Flu. Qui. I medici che fanno medicina da tanti anni come me non potranno non vedere i due principi fondamentali su cui si basa il prodotto, la, il NAC, l'enacetilcisteina e... Eh, dove sta? Dove sta? E la bromelina. Perché? Perché io in tanti anni eh, non, ho, non ho potuto non usare l'NCLicesina e non è un fluidificante, è un antiossidante. E in questi anni in cui abbiamo visto che il danno dei virus, perché l'abbiamo visto sulla nostra pelle con il long-Covid e con tutti i problemi del Covid, è un danno ossidativo, io praticamente incomincio da subito a dare un prodotto che non solo deve togliere. La secchezza, quindi ingrassare, quindi fluidificare, ma soprattutto deve limitare il danno ossidativo che in quel momento il virus sta facendo. La bromelina è un antinfiammatorio enzimatico ottimo per le, i tessuti molli. Questo prodotto si deve utilizzare esclusivamente a stomaco vuoto, altrimenti la bromelina perderebbe com completamente la sua efficacia. Ed è un prodotto che, dato subito all'inizio, dà dei risultati splendidi. In più abbiamo la plantagine, la perilla, lo zinco, il rame, ci sono delle cose che sono ripetute che vanno proprio a aiutare la, a, emoli, no, va bene, a sfiammare da contatto le mucose, a sfiammarle e a modulare il sistema infiammatorio. Allora, come si dà il prodotto? 10 o 20 gocce, due o tre volte al giorno, il cineflog. 15 millilitri, quindi un misurino tre volte al giorno o due volte al giorno lontano dai pasti, il Sineflog Flu. E abbiamo poi un, dei prodotti che hanno nominato anche adesso lo zero al, che ha qualche differenza relativamente allo zero eh, al Sineflog, perché? Perché sono state messe delle piante come l'ortica e la glicirizia che vanno proprio a puntare sull'azione uh, antiallergica. Quindi lo zero a voleva essere un completamento quando l'infiammazione è allergica. Devo dire che questi tre prodotti si compensano a vicenda, quindi il medico dovrebbe farsi la sua esperienza in entrambi, cioè in tutti e tre, e alternarli. Perché un, un paziente allergico può stare in una fase in cui l'infiammazione in realtà è diversa ed è molto più facile aiutarlo col sineflog flu. Mentre in prevenzione, se voi sapete che è allergico, lo zero Al dato costantemente tutti i giorni o il sineflog costantemente tutti i giorni potrebbe abbattere l'infiammazione cronica che sempre ha un paziente di questo tipo. Il Rinotech è un prodotto topico. Eh, meglio sanno usarlo gli otorini, però, anche a un medico di base, invece di dargli il cortisone per via nasale che abbiamo visto tanto importanti nelle poliposi, ma è come spa sparare con un bazooka, un passerotto, se utilizziamo il mometasone eh, topico per una rinite banale solo perché il paziente non sopporta di avere il naso chiuso perché non dorme bene, perché c'è il raffreddore. A questo punto però voi dovete rispondere alla sua esigenza di salute e al suo riposo. Ecco, noi parliamo sempre di medicina integrata, non sono cose che escludono i farmaci. Perché negli anni 2000 non è possibile escludere i farmaci. È una medicina che può ridurre l'utilizzo improprio di farmaci o l'utilizzo in quantità eccessiva di farmaci. Quindi, quando noi prendiamo questo Rinotec che ha il Ribes topico e l'icrisoperilla manganese rame, cioè tutti questi prodotti, vanno tutti a modulare l'infiammazione in modo topico, sostenuti dallo ialuronico che li mantiene a contatto con la mucosa, ovviamente noi diamo al paziente la possibilità di rispondere al, al, al suo sintomo scocciante, ma non necessariamente un sintomo che, che deriva da una malattia importante, con un, con un prodotto che in più, oltre a togliere il sintomo, lo sta stimmando. Vi faccio notare che la silice organica, non tutti sanno, ma la proprietà chimica della silice è l'assorbenza. Quindi, nelle riniti che sono molto catarrali, questo prodotto fa la differenza perché riduce la produzione di catarro. In certi pazienti, la produzione di catarro è molto importante. Dimmi. Dai tre anni in su. Sì, allora la fitoterapia, in, in linea generale, come tradizione, si dà dai tre anni in su. Al di sotto dei tre anni ci sono dei farmaci assolutamente maneggevoli riducendo il dosaggio che il magico può utilizzare. Okay? Secondo scienza e coscienza e a seconda della, della conoscenza del bambino. Okay? Il cineflog mio, mio nipote se lo prende dai sei mesi in su e gli piace così tanto se lo prende che se lo vede se la chiappa e se lo prende anche quando non serve allora il flogest eh, non ho trovato una foto mi dispiace eh, no cioè la foto c'è la scatola è bianca e si perde il flogest è invece è l'ultimo nato della famiglia dei prodotti pm Pharmatec. allora loro avevano fatto una, eh, un prodotto topico con la pea che abbiamo visto essere così importante per spegnere l'infiammazione di un certo tipo quindi cellulare mediata dal da emastocita Abbiamo anche una PEA di ottima qualità associata al transesveratrolo che è uno dei flavonoidi più biodisponibili, come la bolitatina. Ok, e eh, quindi puntata sulla flogosi, in questo caso la flogosi allergica barra cellulare, barra. Uh, tutte quelle frasi che vuoi dire, naresma, uh, tutte quelle cose, <ride> però, però è chiaro che se voi vogliamo spegnere una neuroinfiammazione o vogliamo darla in un paziente che ha una uh, rinosinusite con interessamento al trigemino, eh, che eh, io ne vedo tante, dare, eh, la, dare la PEA ha il suo perché, è un aiuto notevole e scientificamente provato. Vicino abbiamo il Vitalip. Uh, la vitamina C non ve lo so spiegare quante, quanta importanza ha, c'è chi la utilizza come antiossidante, io la utilizzo anche come attività antivirale, però la vitamina C ha un limite, che si ossida e che nel sangue ci sta pochissimo. Allora a questo punto abbiamo scelto una formulazione eh, lipidica e quindi la vitamina C con veicolo lipidico viene assorbita senza avere nessuna azione sulla barriera entericidica ehm, e viene assorbita. A questo punto ogni capsula mi sembra che abbia circa 600 mg equivale a un milligrammo, a un grammo. Quindi chiaramente in una situazione in cui io la voglio la voglio usare come antivirale, dovrei dare da 2 a 3 grammi, posso dare da 2 a 3 compresse di Vitalip, sapendo che tutto il suo effetto antiossidante e antivirale venga, viene conservato. Poi, che cosa c'è qua? Praticamente io ho dato ai miei pazienti in mano una ricetta che è una ricetta per le virosi non complicate. Sineflog flu, 3 cucchiai a stomaco vuoto, Vitalip, una compressa due volte al D, e lato stil una bustina mattina e sera. Che cos'è l'atto still? L'atto still è l'attoferrina. Latto 200 mg a bustina, una lattoferrina altamente desaturata, perché voi sapete che una delle proprietà della lattoferrina è di essere 35 volte più attiva della ferritina nel legare il ferro e questo. Praticamente ne fa uno dei cardini della sua attività antivirale e antibatterica, però se è già parzialmente saturata si satura prima. Quindi noi abbiamo scelto una latoferrina desaturata. Questa ricetta lo dico ai medici di famiglia: io l'ho scritta sul mio ricettario e la giro ad ogni tampone positivo. In questo modo il mio paziente inizia subito, non solo un'attività di anti antisintomi, e riduce il nurofen, ma soprattutto va a fare un'attività antiossidante immediata e va a stimolare il sistema immunitario immediatamente. È chiaro che adesso mi faccio forza di avere una popolazione di pazienti tutti vaccinati in cui l'infezione da eh, varianti dà sicuramente una clinica più tranquilla. Però io sto notando che il, post, il long Covid dopo, dopo un'infezione in pazienti vaccinati è comunque importante e sempre presente. Mentre se loro incominciano a subito tamponare il danno che il virus sta facendo, il long covid è molto meno presente. Provare per credere, ovviamente non sono una, eh, una ricercatrice, non ho sperimentazioni in vitro. Eccolo qua, quali sono le, le attività dell'adattoferrina? Vi ho detto cattura il ferro 35 volte in più della ferritina e questo l'abbiamo pesato per scontato, però forse attività che non sono molto comuni è modulare il malt, occupare i recettori delle superfici della mucosa e competere con i siti di ancoraggio del virus. Mi spiego meglio, il sistema eh, talk-like, cioè i recettori che devono riconoscere il virus stanno sopra... Le cellule. Questi sono un'arma a doppio taglio. Servono per riconoscere e attivare un'infiammazione più o meno forte. Perché se riconoscono un commensale è solo un'attivazione di modulazione che viene fatta. Ma se riconoscono un agente patogeno viene, viene attivata immediatamente tutta la cascata infiammatoria che serve in realtà per limitare. L'ingresso è per antagonizzare l'ingresso del virus e poi lasciamo perdere che facciamo danno con le nostre stesse armi. Però in effetti l'infiammazione è il primo stimolo che a noi serve per difenderci. La lottoferrina eh, compete con gli stessi siti d'azione in cui vengono ancorati i virus. Non sono i virus, non sono. I recettori specifici per quel virus, però fanno in modo che il virus rimanga fermo addosso alla mucosa e, e contrasti l'attività mucociliare che dovrebbe mandarlo via. Ecco, se, trova se troviamo i recettori occupati, forse questo meccanismo viene antagonizzato in parte. Quindi ecco qui che la latoferrina mi modula il sistema MALT, cioè lo tiene allertato e compete con i dei virus. Chiaramente non parliamo del sito specifico, non so, del recettore per, per l'ACE per quanto riguarda il Covid, non parliamo dei siti specifici dei virus. Allora, qui dice, quindi, la terapia, la fitoterapia sintomatica e antinfiammatoria riduce i sintomi modulando l'infiammazione, lo spasmo e la mucolisi, coadiuva alla soluzione dei sintomi infiammatori ed allergici e riduce l'utilizzo di farmaci sintomatici tradizionali e non è poco. Ecco qui che quindi la ricetta è sempre questa, Sineflog 3 cucchiai, Vitalip 2 o 3 compresse, latto steel 2 bustine o 10 gocce 2 o 3 volte al giorno. Questa ricetta è collaudata e sicura. Vuol dire che io non mi occupo del mio paziente? No, non è così. Io so che gli sto facendo del bene modulando e, e la sua immunità e rendendolo più forte. C'è sempre in agguato la complicanza, c'è sempre il paziente più fragile. Questa è solo la possibilità di ridurre i primi farmaci quando non è necessario andare a sparare con un bazooka, perché il paziente può avere la sua risposta immunitaria buona e può risolvere senza particolari farmaci chimici la sua problematica. Grazie per l'attenzione. Grazie, ti ringrazio molto Rachele, e sempre ci insegni poi cosa fare perché altrimenti abbiamo tante potenzialità, però se non le concretizziamo rischiamo di non utilizzare quello che abbiamo di buono. E, e finisce questa sessione, ritorniamo negli ECM e ci occupiamo un po' di valutare alcuni casi clinici per interpretare l'operatività di cui abbiamo visto la teoria questa mattina. Allora inviterei il dottor Sansone a esporre il suo caso clinico in modo da farci anche capire cosa possiamo trovarci di fronte e come possiamo agire in questi casi. Grazie. I temi del mattino erano la sindrome Sgombroide e l'anisakis. Qui probabilmente abbiamo un caso attinente che ci spiega come possiamo affrontare in modo pratico una situazione difficile da discriminare, difficile da, da capire. I sintomi li capiamo benissimo, ma da dove vengano? e che cosa fare non è così semplice, quindi l'applicazione di un metodo, di cui abbiamo visto un po' le linee fondamentali questa mattina, sarà il tema del caso clinico, con un'apertura alle domande. È difficile trovarlo nel computer, ma non è affatto difficile trovarlo nella vita quotidiana, nella real life, trovare delle situazioni di questo tipo e saperle e dirimere. Dopo. Grazie grazie dottor De Rossi un grande della moderazione eh, no, questo grazie. caso clinico l'ho scelto perché è così grande che può darsi che rimanga impresso ritornando all'argomento che mi è stato assegnato, il paziente non viene con una diagnosi, non viene con un, una soluzione ma viene a chiedere la causa del suo prurito nella maggioranza dei casi a meno che non sia stato in rianimazione per una Reazione avversa, reazione allergica alla molecola, alla resistente molecola dell'Anisakis. Dell Quindi il paziente viene con un, con un problema: il prurito di solito. Allora, parlando di prurito, come dicevo stamattina, è, bisogna considerare che ha diverse, diverse origini. Quindi, presentare un paziente in, in queste condizioni cliniche. Prima domanda che si fa di solito, oltre al nome e cognome, è quando sei nato. Quindi, se è nato 80 anni fa e hai il problema da 15 giorni, difficilmente sarà una banale allergia all'uovo, al, pe al pesce o al latte. Sarà qualcosa che di solito è collegato o ai farmaci, che purtroppo con l'incremento della terapia farmacologica, come giustamente. Farmate che cerca di dare delle alternative, no? Perché dire farmaco eh, significa dire effetto collaterale, non esiste il farmaco perfetto, ci sono sempre degli effetti indesiderati più o meno fastidiosi. E quindi, o è un problema da farmaci, oppure è un problema internistico: quindi, ci sono tante patologie interne, fra le più frequenti nel sesso femminile, le cistiti, le infezioni urinarie in tutti e due i sessi le diverticoliti, le, le infiammazioni intestinali, possono promuovere dal, dal MALT, cioè dal sistema immunitario delle mucose, eh, la liberazione di citochine proinfiammatorie, che poi andando in circolo vanno a reagire con le cellule di cui sono ricche due organi fondamentalmente, la pelle e l'intestino. E quindi sono due organi che spesso funzionano. In questo caso è ancora più grosso perché questo paziente è venuto con questa clinica, quindi dei tofi, quelli che praticamente non si vedono più, e con degli esami del sangue che ci portano non sul versante TH2, quello dell'infiammazione allergica, ma sul versante TH1, quello dell'infiammazione non allergica, cioè un acido urico a 10 con degli iniziali danni renali, vedete la creatinina tende a aumentare. La proteina C-reattiva, alto indice di flogosi, banalissimo ma utile per orientare la nostra, la nostra diagnosi, come for, sono qualcosa in più di un indizio. No? La proteina C-reattiva a 3,6 che è 7 volte, se non sbaglio, che se è 0,5 il massimo, 3,6 è 7 volte il massimo del normale. La VESA a 61, quindi questo è un caso di... Prurito disturbi cutanei da due mesi in un 81enne con una gotta classica che non si vede non si vedeva più. Quindi, questa richiesta test per cutanei, che guarda caso è stata fatta anche in modo completo, visite e test, però in questo caso poteva evitarsi fare i test. Quindi, no, siamo nel campo TH1. Quindi, se noi correliamo più di un dato, la nostra attività professionale è più gratificante, non dico che è più divertente, ma. Devo usare necessariamente il termine più gratificante e siamo più utili al sistema sanitario e ai pazienti. Grazie. Grazie dottor Fasone, grazie mille. Se ci sono domande, se ci sono chiarimenti da chiedere? C'è il dottor De Rossi che è bravissimo. Questa volta stranamente non ho domande. <ride> Eppure ce ne sarebbero molte, perché qui l'argomento è veramente vasto e la distinzione tra i singoli problemi di flogosi in TH1 e TH2 e la compenetrazione dei due sistemi che purtroppo vediamo spesso ci fa capire com'è importante capire il fattore più importante, non la presenza del fattore, che spesso tanti fattori sono compresenti, ma il più importante è quello che, eh, di cui il paziente ci chiede la soluzione, no? tenendo conto anche degli altri. Lo sforzo per cui sono grato di questo invito, lo sforzo è quello di correlare, di non nascondersi dietro le sigle più o meno eleganti della biochimica, della immunologia, ma correlare queste alla realtà apprezzabile di tutti i giorni. Grazie. E grazie, volevo anche fare un commento sul fatto che ci ha insegnato qualcosa della strategia che dovrebbe far parte del nostro comportamento per costruire un'esperienza, perché l'esperienza ce la facciamo se costruiamo un sistema in cui l'esperienza si individua. Altrimenti noi abbiamo delle esperienze, ma sono esperienze slegate, no? per cui se riusciamo ad avere un sistema in cui l'esperienza viene codificata, viene in qualche modo eh, messa in ordine, allora l'esperienza diventa un'esperienza che possiamo trasportare ad altri, trasferire ad altri. Grazie dottor grazie. Di nuovo, grazie. Inviterei Lucilla Ricottini a esporci il suo caso. Che è sempre in tema, vorrei dire, no, non solo suo, ma insomma di, di, di tutti noi, in modo da completare i casi clinici con la relazione principale. Grazie Lucilla. Grazie a voi. Vi ringrazio perché mi riallaccio alla relazione del collega. Allora vediamo. Sono stata catturata dall'argomento perché ho fresca fresca una situazione di una mia paziente. No, questa è la... Dove è che qui fresco fresco non era il pesce non era fresco fresco bravo, <ride> bravo bravo ricottini a ah, caso clinico presto essere la presentazione giusto non bastano gli occhiali allora allergia o sindrome sgonombroide allora, la cronistoria è molto dettagliata perché la paziente che a un certo punto mi ha scritto ha detto forse io sono un tipo un po' ossessivo, in realtà poi ha ricostruito tutto in maniera molto dettagliata perché c'è stato un procedimento, comunque una richiesta di risarcimento e quindi questo già ci fa capire verso dove è indirizzata la risposta a questa slide, alla questione posta da questa slide. Se uno va a mangiare il pesce a Padova se la cerca, però sarebbe meglio mangiarlo in riva al mare, o no? <ride> Tra l'altro questa è una paziente romana trapiantata a Padova e quindi si è portata dietro le, le abitudini del, del luogo di nascita. Il ristorante è piuttosto noto a Padova, la paziente si siede con gli amici, ordina la cena... Eh, vi premetto che, vedremo, questa paziente è un'allergica un nella sua storia e ha ritenuto opportuno mangiare pesce e formaggio, tra l'altro, quindi ha ordinato una tagliata di tonno e un tagliere di formaggi a cena. Inizia a mangiare il tonno organoletticamente buono, e, mh, cotto al punto giusto, lei se lo gode, vedo dai tempi che ha segnato che mangia piuttosto velocemente. Eh, vengono servite tigelle, gnocchi fritti e due taglieri di affettate però a questo punto lei non termina eh, di mangiare perché comincia a diventare rossa in viso tanto che uno dei commensali le chiede se si sente bene la paziente comincia a avvertire un grande senso di calore non ha prurito, è agitata e requieta non, apparentemente non ha motivazione lei in realtà... La vivrà, questo non l'ho scritto qua, come una situazione emotiva. Anche per questo sta prendendo tanto tempo, prenderà tanto tempo prima di muoversi, perché uno degli invitati a cena è una persona a cui lei tiene molto. Quindi la sua idea è che si sta agitando per la presenza di questa persona, per cui sottovaluta una serie di sintomi eh, che, le, che si cominciano a manifestare. Pensa di aver bevuto un dito di spumante, ma le sembra esagerato avere questa reazione. Nonostante si senta male, mangiano gnocco fritto, questo ci fa capire e vi assicuro che è una persona molto attenta alla salute, ma evidentemente è in una situazione emozionale di confusione e comincia a fare tutte le cose più irrazionali possibili. Chiede dell'acqua e cioè alla fine esce dal locale per prendere una boccata d'aria sono le 20.45. La situazione non migliora, compaiono giramenti di testa, nebbiamento della vista, queste sono le sue parole. Chiede all'amico di aprire lo sportello della macchina per farla sedere, sembra che voglia fare un avanz, ma in realtà si sente malissimo. Ha forti brividi, una sensazione di spasmo alle gambe, non riesce a quantificare quanto tempo sia passato. Quello che riferisce è che la sensazione di sentire il battito del cuore fin nelle orecchie. E compare a questo punto la disprea, la fame d'aria, come, come dice lei. E la paziente, quindi, comunque eh, la riconduce all'ansia perché a quel punto si vergogna pure della situazione. Pensa, io mi sto sentendo male davanti a questa persona. Insomma, va in un loop. Per cui, vedete quanto tempo ci mette prima di rendersi conto che è opportuno andare il pronto soccorso. Infatti, la frequenza cardiaca è scesa intorno a 160 al minuto, per cui ho dedotto l'avesse monitorata a un valore più alto e ha la sensazione di non riuscire a controllare le gambe. 21.30 si prende pure il tempo di far pagare il caffè, chiedere il conto e andare via. Alla fine vanno via in macchina e alle 21.50 la paziente è arrivata a casa, si sdraia sul letto ma si rende conto che continua a sentirsi male, mette del ghiaccio sulla fronte, non si decongestiona, a quel punto si guarda allo specchio e si accorge di avere gli occhi, dice lei, pieni di sangue, ovvero c'è un'iperemia congiuntivale piuttosto marcata. Alle 22 si sente malissimo, ha la sensazione che aumenti la frequenza cardiaca, chiama il taxi, io dico fino a questo punto, io sarei andata via molto prima, però siccome tutto questo poi è stato reso contato per darlo ai carabinieri, evidentemente è stato tutto monitorato. Sale sull'autovettura e prova un senso di vomito. Arrivo in ospedale, la fanno passare subito avanti al triage. A questo punto riferito, ma anche in cartella, frequenza cardiaca di 178 battiti al minuto e una saturazione del 56% di ossigeno. E a questo punto la paziente è in uno stato confusionale, i capogini, mal di testa e non riesce più a coordinare i movimenti. Dalla cartella vedo che la terapia è stata fatta con trimetrol, inettabile, solumetrol, ranitil, diazepam, sia in fiale che in gocce. E inoltre per via indovina ne hanno somministr somministrato del perfalgan. A questo punto il monitoraggio è attento, e sono state date tutte queste cose. Non è scritto in che ordine, non ho messo il dosaggio, ma sono tutti farmaci somministrati dal pronto soccorso. Il medico di guardia in quel momento chiede alla paziente se è allergica e la paziente riferisce di aver avuto una reazione avversa agli antibiotici e che ha un'allergia alla parietaria documentata. Pertanto a quel punto i sanitari giungono alla conclusione di un'allergia al tonno e le dicono eliminerà il tonno dalla sua dieta e starà meglio. Ora, questa paziente ha un carattere piuttosto combattivo, io la conosco dalla nascita, è una persona molto intelligente ma molto anche... Eh, capace di fronteggiare le situazioni che non vanno bene. Siccome per andare a fondo sulla diatesi allergica, lei aveva fatto l'immunocap per cui aveva una lista notevole di IGE specifiche. Eh, noi sappiamo che l'immunocap viene considerato il gold standard per la, per la diagnosi in vitro. Secondo. La, le ACE addirittura e lei può documentare dice, assolutamente il tonno. Non risultava il fatto perché lei inizialmente ha detto, Ma l'ho mangiato altre volte. E i medici le hanno detto: Questo non significa nulla perché già sempre, giustamente lo sappiamo, una volta in cui si può diventare allergico. Cioè allora lei ha chiamato la mamma, la mamma ha controllato. Insomma, il tonno non c'era. A quel punto c'era una prova provata, non essendo dimostrabile la presenza di IGE allergene specifiche per il tonno. A quel punto fu posta la diagnosi di sindrome sgombroide. Arrivano i risultati delle analisi e alle 11.45 del giorno dopo la paziente va verso la dimissione perché pur avendo ancora dei valori alterati di leucocite e di proteina C reattiva, comunque sono valori in calo e viene rimandata a casa con un trattamento a base di antistaminico e cortisonico e perfettamente in linea con quello che ci dicono... Le, 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 ci, ci dice la letteratura sulla sindrome sgombroide: i sintomi comunque mh, non sono passati immediatamente, ci sono stati degli strascichi anche per alcuni giorni come senso di malessere, astenia e confusione. Allora, solo un, un piccolo monito a noi per ricordarci come possiamo fare per distinguere una reazione sgombroide, a parte che eh, tutti quelli che hanno mangiato. Un pesce che può essere ricco di istidina e quindi poi produrre istamina devono comunque stare in allarme. Io ormai da anni ordino sempre la coda piuttosto che la testa del pesce perché l'istidina si concentra di più verso la testa, però la cottura non elimina l'istamina che si viene a formare come segnalato, pertanto eh, la, la necessità è quella di tenere in considerazione questa eventualità. Perché il sapore non è una guida, non è detto che il, che il pesce sia alterato o, o sia in decomposizione per contenere un valore alto di stamina. Sappiamo però che nell'anafilassi, quindi nella reazione dell'allergia al tono che può arrivare fino all'anafilassi, è presente orticaria e prurito, e qui non era comparso subito il prurito, crampi addominali e diarrea e vomito, mentre nella sindrome sgombroide o comunque l'intossicazione da istamina prevale il senso di vampata il bruciore agli occhi unito alla palpitazione alla cifalea e al rialzo pressorio quindi i sintomi che compaiono entro un'ora dall'ingestione erano in realtà più simili a quelli della sindrome sgombroide ma che accade che noi medici siamo ci sono dei bias nel momento in cui vieni a sapere che la paziente è un'allergica puoi essere orientato ad andare verso questa diagnosi. Come mi capitò, cambio totalmente patologia. Molti anni fa una bambina con madre molto ansiosa, eh, una cefalea fortissima, l'hanno presa come un fatto psicosomatico, mentre la bambina aveva un ependimoma e quindi poi l'RX del cranio mostrò una diastasi delle suture, però con una mamma agitata, la prima cosa è la mamma agitata, la bambina simula il mal di testa per avere l'attenzione della mamma. Quindi... Noi medici siamo umani, siamo soggetti ad andare incontro a dei bias, quindi mi è piaciuto portare questo caso perché è recente ed era in linea con la relazione che era prevista del collega e nello stesso tempo è anche un piccolo segnale di attenzione per la diagnosi differenziale. Grazie, Lucilla. Nell'ottica, se posso fare un mini commento, ma è soprattutto una domanda: in questa paziente, siccome andrà ancora a mangiare, forse con lo stesso uomo, chissà. E avrà delle emozioni speciali. No? E, e, va bene non confondere con la prima fase dell'innamoramento una prima fase invece di una reazione. Ma cosa possiamo consigliarle? Di, no, di cambiare uomo? Possiamo consigliare un no, attestamento? Intanto, io farei degli, di cominciare... farei degli esami perché oggi sappiamo che abbiamo la possibilità di misurare gli enzimi che natura hanno l'esatto la, la DAO. E quindi esistono degli esami di laboratorio che intanto ci fanno ci permettono di valutare se è un soggetto che degrada poco l'istamina. Ora in quel caso poi NAS sono andati a La situazione è complessa, questa è una battagliera per chi fa omeopatia è una sulfur. Per cui che, che è accaduto? Che lei ha chiamato le, mh, il, il, il ristorante per segnalare loro hanno negato che potesse essere, a quel punto le ha detto: a questo punto io voglio un risarcimento. Loro gli hanno offerto 100 euro lei l'ha presa come una cosa offensiva ha mandato in AS e hanno scoperto che il tonno poi dai cartellini eccetera, era abbastanza antico era stato decongelato otto giorni prima ed effettivamente c'era una concentrazione di istamina troppo elevata però in alcuni casi il problema può essere legato a noi siamo noi che degradiamo ma che non abbiamo gli enzimi sufficienti a degradare quindi può essere utile e ho dei pazienti ai quali ho fatto fare le analisi. Lei in questo caso ha una tendenza a produrre un pochino più di stamina ma c'era anche un fattore... Le che... analisi per individuarlo, no? Però noi eh, ci troviamo di fronte a una situazione da contrastare, quindi se usiamo dei farmaci prima, no? Eh, scusami, mi spieghi meglio, forse non correggo no, 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 la domanda. Io allora, io lo chiedo dico. a te, se lo sapessi te lo direi. Eh, eh, Cosa facciamo? Cambiamo ristorante? Vabbè, insomma, quello non è una soluzione, ce ne saranno altre. Ma ah, tu dici prima di andare... In... Le diamo un antistaminico prima di andare o no? Allora, qui forse ci vuole... Non credo che sia sufficiente perché non è una questione solo di recettori.

Quindi non c'era però il livello di stamina che era all'interno era troppo elevato. Quindi in questo caso c'era veramente una sindrome sgombroide, mentre alcuni pazienti potrebbero avere una sintomatologia simile per una loro incapacità. Però presumo che in quelli ci siano problematiche ricorrenti, per cui il consiglio di un'alimentazione adeguata può prevenire piccole fluttuazioni. Non avevo colto perché in questo caso c'era oggettivamente un dato. Insomma, si sono presi una bella multa e hanno dovuto pagare il risarcimento. Ho avuto due pazienti. Mi sono capitate due pazienti eh, di età completamente diverse e eh, che hanno avuto diciamo, a posteriori, credo, un eh, evento di sindrome sgombroide. Dico a posteriori perché da me sono venute praticamente per un problema di diarrea, quindi avevano un alvo molto veloce, molto irregolare, però risalendo appunto a quello che era successo diciamo, in anamnesi precedentemente, si riportavano degli episodi di questo genere una quindicina di giorni prima essere un effetto poi dell'istamina sull'intestino così importante? Allora io vorrei fare una cosa se il collega Sanzone non si sente chiamato in causa dato che ha probabilmente un'esperienza anche più significativa della mia inviterei a portare la sua esperienza personalmente da quello che ho letto in letteratura sì perché può durare a lungo ma potrebbe essere anche un soggetto che ha una sensibilità eh? però magari se ti va È l'associazione fra un soggetto che ha un intestino infiammato, una malattia infiammatoria cronica intestinale e fenotipo allergopatico. Questo è un cocktail micidiale che porta il paziente a girare medici con una certa frequenza. Quello che vorrei riprendere è la insufficienza delle IGE circolanti, come dato, è un dato, ma il sistema immunitario ha una complessità e una variabilità individuale di funzionamento, ma una ricchezza di complessità tale che le immunoglobuline circolanti, che, che ne dica l'ente europeo e ACI, ma lo può dire chiunque, ma io invito sempre i miei pazienti a verificare quello che io stesso dico. Cioè ogni cosa va verificata paziente per paziente, perché se l'ACI dice che il gold standard... Sono le, le immunoglobine, le immunoglobuline circolanti. A me viene l'ulcera perché è assolutamente insufficiente. Quindi, eh, eh, approfittare della buona fede dei medici pre presentando come gold standard quello che è semplicemente un dato da correlare con tutti gli altri. Cominciare dalla sintomatologia ma in questo caso lei aveva mangiato più volte il tonno e non le aveva dato fastidio quella sera le ha dato fastidio le igiene non c'erano le è sembrato legittimo chiedere un approfondimento ma io ho colto l'occasione per sottolineare perché è stato presentato giustamente come gold standard ci sono delle io mi delle, sono riferita eminenze, alla letteratura anche sapendo delle, delle eminenze molto più in alto di me però quando poi il soldato si trova nel deserto senza senza acqua e senza benzina, lui sa come va a finire la Lamein e noi lo viviamo tutti i giorni quando abbiamo di fronte un paziente di cui non riusciamo a prendere il bando della matassa. Quindi attenzione alle linee guida. Ma a questo paziente cosa consiglieremo in realtà? Consiglieremo di tenere in borsetta un antistaminico, un cortisonico in gocce? Eh, da, Beh, da ci poter... stanno dei prodotti, di, della, eh, nella eh, fattispecie, di, di enzima, come per il lattosio. Sì. Questo paziente certo, non è che ti potrà andare grande mangiare. Ma ancora a questo tipo di problemi. Eh, certo. no, mentre un altro certo. paziente che non ha le stesse caratteristiche, mangerà nello stesso ristorante lo stesso tonno e non gli succederà certo, niente. Certo, come per capita cui, per il lattore. Quando abbiamo individuato il paziente, dovremmo dare un consiglio specifico a lui. Era, la domanda era questa. In questo caso quel tonno avrebbe dato fastidio anche agli altri, perché c'era oggettivamente una soglia superiore a quella. Consentita, però, anche alla luce di quello che ha detto eh, il collega, eh, chi è allergico o ha una sensibilità e sa di avere un intestino infiammato dovrebbe comunque prendersi cura preventivamente dell'alimentazione e magari portare con sé qualche cosa da utilizzare in caso di emergenza. E come vedete, parlare tutti insieme è sempre interessante perché ognuno di noi può dare un contributo e anche apprendere qualcosa. Quindi, ringrazio la sinergia. Allora, in sintesi, chi sa di essere predisposto a, un a una sintomatologia allergica che non sempre è, tra l'altro, rilevata semplicemente dalle presenze di IGE, ci sono anche delle sindrome allergiche complesse da deficit di GG4, di GA, ma detto questo, sa di andare incontro a sintomi allergici. Mangerà adeguatamente in modo da abbassare il livello infiammatorio, curerà l'intestino con dei probiotici in modo da modulare la risposta e girerà portandosi dietro degli antistametici o anche de del, del cortisone. Perché la potrebbe accadere vale... Allora io amo l'omeopatia, uso la medicina naturale, fitoterapici, però quando viaggio mi porto sempre e non li uso mai. Antibiotico, cortisone antistaminico, perché in alcuni paesi in, negli Stati Uniti a me non hanno dato neanche un collirio senza ricetta medica. E il fatto che io fossi medico ho dovuto fermare un medico che usciva dalla farmacia che per gentilezza mi ha fatto la prescrizione. Perché lì tu puoi comprare le armi, tu vai in un negozio e ti compri. Ma non sto scherzando, eh? Però il collirio senza la ricetta di un medico iscritto al servizio sanitario loro americano non te lo danno. Quindi quando viaggio, io ormai da anni ho preso l'abitudine di portare dietro queste tre cose, che poi non uso, ma nella borsa me le porto sempre. Un'altra domanda provocatoria: adrenalina sì, adrenalina no, nell'ambito allergologico? Eh, io penso di sì, penso che sia fondamentale. Ma i grandi allergici lo sanno e girano con l'adrenalina, è solo che. Un quadro del genere era imprevedibile. Lì stava andando molto male, voglio dire, Infatti i parametri stava... vitali. Eh, sono contento che abbia potuto denunciare e sollevare il problema. Poteva andare anche diversamente, che da... lo sollevavano i parenti il problema, vero? Perché con quella frequenza cardiaca non so, è andata anche bene, voglio dire. Sono perfettamente d'accordo. Volevo sollevare o cercare di rispondere anche alla domanda della collega. Eh, non è da escludere che l'attivazione mastocitaria, eh, anche... Che l'attivazione mastocitaria, anche intestinale, potrebbe provocare quel sintomo diarroico prolungato, cioè nel senso ricordiamo che i mastociti sono presenti in vari organi, in vari sistemi, quindi non sono responsabili solo del prurito, della vasodilatazione eccetera, ma anche a livello intestinale della diarrea, quindi può aumentare la peristalsi e quel, quell'accumulo, quel rilascio di stamina prolungato eh, può giustificare anche la diarrea, quindi l'attivazione mastocitaria. Addirittura prima nei pazienti che si pensava avessero forti allergie alimentari o anche intolleranze eccetera quando mangiavano fuori portavano per dire il, il nalcrom, no? i cromoglicati che avevano un effetto stabilizzante proprio su quelle, queste membrane mastocitarie e quindi evitavano questa liberazione massiva di stamina. Allora rientriamo in otorinolingoiatria. E non ne siamo mai usciti, in realtà. Comunque, in questo caso, a maggior ragione, inviterei il dottor Matteo Aldorusso a portarci la sua esperienza ancora più pregnante dal punto di vista proprio dell'ambulatorio e della individuazione dei pazienti con problematiche specifiche da individuare. Grazie. Mi pare che l'allergologia la e la disreattività c'è gli animi, ci sono anche le altre patologie, vediamone un esempio, forse in questo caso clinico importante, dove la nostra capacità diagnostica deve essere anche eh, aiutata da esami radiologici, da esami endoscopici. Ti ritrovi? Grazie. Il tema è nell'ambito della rinosinusite cronica, con polipi senza polipi, con eh, diciamo, le distinzioni in eh, secondaria, primaria che abbiamo ricordato questa mattina. E poi vediamo nella realtà quotidiana cosa può succedere. Prego. È una donna di 78 anni eh, che si presenta con i classici sintomi eh, della rinosinusite cronica. In questo caso eh, parliamo di una eh, sinomatologia monolaterale, eh, quindi con ostruzione nasale sinistra, algia facciale e rinorrea, quindi diciamo, resistente alla terapia medica. La paziente viene inviata all'ottorino Ringoiatra, viene seguita un'indagine radiologica con TAC che non, non l'ho inserita perché non dà caratteristiche particolari e una risonanza magnetica in cui eh, potete vedere eh, la presenza di tessuto eh, infiammatorio nel seno mascellare di sinistra e poi eh, questa è la sequenza T1 mentre nella sequenza T2 è presente eh, del tessuto disomogeneo. Il collega che ha in cura la paziente eh, considera eh, la patologia come una patologia di tipo infiammatorio per cui eh, sottopone la paziente ha un intervento chirurgico di FES, eh, quindi di chirurgia endoscopica per eh, patologia infiammatoria, eh, tra l'altro ponendo la diagnosi e quel quesito clinico all'anatopatologo di Fungus e Boll, eh, mentre eh, la diagnosi istopatologica definitiva è quella di adenocarcinoma intestinale. La paziente poi giunge alla nostra osservazione, e ehm, segue un intervento ehm, di eh, chirurgia avanzata, come vi ho detto stamattina, in cui, ehm, perché quando si parla di carcinoma chiaramente, ehm, Adesso ritorno alla domanda che mi hai fatto tu, non è eh, cioè bisogna andare al di là del limite della lesione, quindi eh, devo aggredire se vi ricordate il punto in cui eh, era inserita la lesione, era a livello della eh, faccia posteriore del seno mascellare, quindi devo aggredire la parte che sta dietro la faccia posteriore che è rappresentata dalla fossa pterico palatina. Eh, per fare questo è necessario eh, la sezione del dotto nasolacrimale, l'abbattimento eh, della parete anteriore del seno mascellare e quindi ehm, asportare tutto il contenuto eh, della, eh, della fossa. L'esame istologico conferma il residuo di malattia, la paziente eh, viene sottoposta a radioterapia postoperatoria. Eh, e questo è il controllo ehm, dell'RM, del, de, della risonanza magnetica. Successivamente la paziente nel follow-up esegue un'indagine PET che evidenzia un iperaccumulo a livello della sede in cui è stato asportato il tumore. Abbiamo eseguito un esame estologico anche in assenza di un quadro endoscopico patologico che per fortuna ha confermato l'assenza di recidiva. Allora, come vedete, eh, quindi mh, è importante eh, considerare eh, molto bene la stadiazione, eh, non è sufficiente la sintomatologia, è eh, importantissimo lo studio radiologico e eh, chi l'ha operato la prima volta bastava che confrontasse l'attacco e la risonanza. Se vi ricordate, stamattina vi ho fatto vedere il caso del fungus ball, in questo caso l'attacco evidenziava un'immagine iperriflettente nella sede di lesione, mentre la risonanza magnetica nelle sezioni pesate T2 evidenziava un segnale di vuoto. Quindi, quella è una diagnosi radiologica che già però ci faceva una diagnosi eziologica. E quindi non avrebbe mai dovuto trattare un paziente eh, di quel tipo con una, con una tecnica eh, che invece noi utilizziamo per la chirurgia funzionale. Quindi, nella stadiazione di questi pazienti, quando la lesione è monolaterale, oltre ad associare l'attacco e la risonanza magnetica, è necessario fare una biopsia eh, per conoscere eh, in maniera precisa quella che è la natura della malattia, altrimenti si rischia di sottostadiare eh, una lesione e una lesione di tipo carcinomatosa, qualora venga sottostadiata, eh, pone a rischio poi la prognosi dei pazienti. Okay. Grazie, Grazie dottor Russo, eh, molto interessante proprio l'indicazione che vorrei eh, proporre, magari a una parte della platea, quando la sintomatologia è monolaterale, drizziamo le orecchie, perché non si tratta più di una flogosi così sì, generalizzata e che si esprime nel naso, si tratta di una patologia di organo e di lato che va studiata con maggiore attenzione rispetto alle flogosi invece diffuse. No? L'allergia a destra o a sinistra non esiste, non esiste l'infiammazione di tutto. Un organo che è bilaterale se è monolaterale, o è stato dal dentista che gli ha eh, bucato dal terzo in su, oppure c'è un altro motivo, oppure ci sono la coesistenza di motivi. che Il nostro guaio è che ci sono più patologie eh, coesistenti, concorrenti sì, che a volte ci mettono. La, cioè la sintomatologia era di tipo infiammatorio, però chiaramente la stedazione è stata eh, sbagliata perché. Ehm... Cioè non è stata valutata bene eh, l'imaging eh, e quindi è stato fatto un errore di valutazione eh, che ha portato a tavolo operatorio una paziente con eh, una, dia cioè una diagnosi radiologica di flogosi cronica che non lo era, eh, invece era necessario fare la biopsia e in quel caso uno si sarebbe reso conto. Eh, cioè, però, però rassicuraci, come sta la paziente adesso? Le, 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 la biopsia gliel'ha fatta a settembre per cui è negativa. Volevamo un lieto fine. Scusate, <ride> no, è molto importante, cioè, essere. Diciamo che non so se qui ci sono degli otorini che fanno della chirurgia eh, endoscopica. È molto importante la collaborazione con i radiologi, cioè. Non probabilmente il collega si è, fissa, si è fidato uh, del, del, della diagnosi, del, del referto radiologico, invece bisogna imparare a uh, leggere sì. gli esami radiologici e soprattutto sì. farsi amico a un radiologo bravo, che nel testacolla non è facilissimo, non è facile trovare radiologi competenti. Io vorrei dirne una peggio, cioè verifichiamo sempre quello che dice un collega, perché quello che dice un collega dobbiamo tenere in considerazione, prenderlo come dato acquisito, ma non... Per prenderlo come punto di riferimento esclusivo guardiamo noi sì, sì. se guardiamo noi se sbagliamo in due va bene portiamo la responsabilità ma se sbaglia lui e io ci credo non sono neanche furbo sì, diciamo sì. la verità no? è giusto specialmente nella chirurgia grazie grazie molte di questa valore dell'esperienza no quella di non fidarsi mai neanche di se stessi eh, è chiaro allora Inviterei adesso il signor Mastocita, il dottor Mastocita, che è il dottor Armona Caruso, <ride> che ci spiega come i mastociti sono dovunque, sono una peste, sono una, una cosa terribile, ma hanno un valore differente a seconda di dove si trovano e, e di quali guai possono fare. In questo caso clinico veramente interessante, state molto attenti perché queste cose capitano, capitano e come se uno non pensa a questo aspetto potrebbe trovarsi disarmato. Prego Arturo. Allora, il caso clinico che presento oggi, io come, sono un otorino come tutti quanti sanno, ma in pratica oggi non presento un caso di otorino, ovvero che non sia proprio puramente di tipo otorino. Perché? Perché ovviamente parto da un bambino che si chiama Pasqualino, 7 anni, in anamnesi, presenza di patologie allergiche in entrambi i genitori, madre affetta da tiroidite di Hashimoto, Sorella undicenne, allergica intolleranza al nickel ah, fin quando non c'è nessun, nessun problema. Anamnesi fisiologica nato pretermine 8 mesi, normali le prime attività fetali. Controllo sintetico in epoca, in epoca pure la deambulazione, vaccinato senza sequele, allattamento artificiale. Però a un certo punto cosa succede? Ovviamente virus Epsebar, monocleosi infettiva, però nell'anamnesi prossima cosa succede? Impro compare improvvisamente iperattività, disturbo della tensione, iperattività, obesità e sonnolenza. Quindi sono tutti elementi che comportano questo bambino, ovviamente, alla nostra osservazione al centro di riabilitazione. Quindi io lo visito l'esame obiettivo presenta ipertrofia denotonsillare, dispnea, ovviamente, obesità, disturbi del comportamento, sonnolenta e deficit attentivo. Quindi, sapete, quei bambini iperattivi, quei bambini che hanno sonnolenza, quei bambini, chiamiamole ecco, a scuola svogliati, oppure che non vogliono ov ovviamente avere... Cioè, non hanno voglia di fare nulla, si scocciano, si fanno insomma. E cosa abbiamo fatto? Nell'ambito dell'osservazione ovviamente abbiamo visto le funzioni esecutive di questo bambino, quindi attraverso sia il gruppo dei logopedisti sia il gruppo attraverso dei neuropsicomotricisti che hanno documentato un notevole ritardo delle acquisizioni rispetto a quelli che sono gli standard legati all'età. E cosa io ho fatto? Come al solito io, considerando che non mi faccio i fatti miei, ovviamente riniti, ricorrente, eccetera, eccetera. Poi c'era anche una caratteristica, come si suol dire, ma mi ha fatto appizzare le orecchie: no? cioè quello che questo bambino periodicamente aveva un albo alternante, stipsi alternato a diarrea con fici, pultace e maleodoranti. Ma è intollerante, non è intollerante, vabbè. Non, come si suol dire, mi dava, mh, mi puzzava un poco. Tra l'altro questo creaturo non è allergico, non ha documentato allergie. E cosa ho visto? Che mangiava queste schifezze. Scusatemi per il francesismo. Uh, aveva un'alimentazione fondamentalmente basata su patatine fritte e alimenti ecco, chiamiamoli alimenti spazzature, cioè alimenti altamente uh, che producevano altamente uh, istamina, ma non solo istamina, ma creavano una serie di problemi. Ho fatto una cosa molto semplice ho fatto ho cambiato l'alimentazione. Perché? Perché ovviamente avendo trovato il mastocita nel naso, ovviamente se il mastocita nel naso, verosimilmente io ce l'ho anche nell'intestino, considerando che c'è un, una modificazione e come abbiamo parlato prima stamattina della derivazione simile embrologica tra le due strutture. E guardate che la massicella guardate in che elementi agisce, attraverso il sistema endocrino, attraverso l'intestino, attraverso la circolazione, attraverso il percorso naturale, agisce a livello cerebrale. Quindi il comportamento di questo bambino, molto probabilmente, era dovuto a questa liberazione di stamina dovuta alla presenza dei massociti di tipo sistemico. Tra l'altro, cosa abbiamo fatto? Ho cambiato l'alimentazione. Praticamente ho dato la classica alimentazione mediterranea. Ho iniziato da questo, poi eventualmente, nel in un'eventuale uh, intolleranza, cosa che potrebbe essere a degli alimenti della dieta mediterranea, allora a questo punto avrei, avrei variato uh, il tipo di alimentazione. E fondamentalmente cosa si è visto? si è visto che c'è stato un miglioramento della sintomatologia. Quindi ho portato questo caso clinico perché? Perché ecco, è importante stigmatizzare l'alimentazione come uno degli elementi fondamentali dell'infiammazione, che comporta ovviamente anche un, una modificazione del comportamento. Quindi quando, questo il messaggio è questo, quando ci troviamo di fronte a un bambino, prima che ha disturbi del comportamento, prima di avviarlo ai cosiddetti percorsi di riabilitazione o abilitazione, andiamo ad osservare l'alimentazione, correggiamo l'alimentazione e vediamo poi cosa succede. E su questo ovviamente questo creaturo, vi saluto. Grazie, grazie Arturo. E ti ringrazio anche per aver trasformato i citologi nasali da cacciatori di eusinofili a cacciatori di mastociti, ma la prossima frontiera sarà cacciatori di linfociti. E linfociti. Allora, a tale proposito, penso che possiamo sentire una domanda. Allora, eh, allora, dottor Arnone, volevo chiedere, ragioni... volevo chiedere se eh, dopo il miglioramento sintomatologico con la dietoterapia era stata effettuata anche una citologia nasale allora, di controllo. Grazie. Per ragioni tecniche, ovviamente, non, non, non ve l'ho fatta vedere, però, gli ho fatto la citologia ovviamente ed è migliorato. Quindi, questo è il concetto di base. <ride> Quindi insomma il nostro nemico di, di, di giornata è il Mastocita. Allora proseguirei Attenzione, a parlare di: <ride> non è un nemico. Se sì. viene utilizzato male è un nemico, sì. il mastocita è un amico che eh, ci aiuta nel superare delle condizioni soprattutto di tipo infettivo, ma di tipo anche eh, elmintico, però Può dare problemi. Le cellule servono tutte, classico, ma è... devono stare al loro posto. Al loro posto. <ride> grazie, grazie Arturo. Penso che ci sarebbero tante domande su questo argomento, ma richiedono più tempo. Inviterei, eh, proseguendo sulla linea del mastocita e dei guai che combina, la dottoressa Miglietta a portare il proprio caso clinico. Che può essere di interesse proprio per il risvolto terapeutico che deriva da alcune osservazioni. Prego. Allora, allora siamo sempre nell'ambito della citologia nasale. La citologia nasale, come abbiamo detto, eh, il naso è relativamente semplice da approcciare. Ricavare qualche cellula dal naso è molto più facile che ricavarla dall'intestino, dal tratto respiratorio più basso o addirittura dalla faringe, dalla loro faringe, che è meno studiata, meno standardizzata sia come prelievo sia come descrizione. Se sei pronta. Buona, buon pomeriggio a tutti, eh, vi vedo belli svegli. Eh, bene, adesso vi faccio svegliare di più, perlomeno questa sarebbe la mia idea, sperando. Che questo eh, caso clinico interessi voi come ha interessato me. Perché prima mi ha entusiasmato, poi mi ha deluso, poi mi ha rientusiasmato un'altra volta. E, e visto il risultato continua a entusiasmarmi. Comunque, speriamo, poi, poi mi direte. Allora vi, pa vi porto il caso di una signora, una signora, Anna, si chiama come me, è 66 anni, viene da me la prima volta a giugno 2022, mi ricordo che era il mio compleanno, quindi all'inizio di giugno, con una sintomatologia molto vissuta, rinosinusite cronica da sempre, tutti parlano da sempre, ha un'ostruzione nasale, roncolpatia notturna, con frequenti risvegli, tanto che lei non dorme col marito e questo la, la prova molto cioè lei lo sente molto questo distacco lo vive molto male il suo sonno comunque non è riposante non può essere riposante è, ah no, è ipoosmica continua a starnutire rinorrea anteriore rinorrea vuol dire naso che goccia la paziente riferisce un grave disagio nell'attività lavorativa in quanto è un insegnante e altre informazioni che dall'anamnesi vengono fuori Um, non mi dice che è asmatica, non ha mai fatto prove in questo senso, ma mi dice che non ha mai avuto neanche un broncospasmo, io faccio delle domande specifiche, ma non mi dà risposta. Mm, le prove allergiche sono negative, non ha asa sensibilità, questa è una domanda che io faccio sempre perché eh, diciamo che eh, una conoscenza in questo senso ci potrebbe aprire o no un'altra porta diciamo, per comprendere la patologia. Eh, nel 2004, dopo esecuzione di un'attacca assiale coronale del massiccio facciale, il risultato è stato una panzinusita. Questa me, lo, me mi dice lei, non mi ha portato nessun, eh, nessun documento. Comunque da questa eh, TAC è, diciamo, è conseguita un approccio terapeutico con polipectomia. Eh, lei mi, rifer mi riferisce che è stata eh, per disostruire le fosse nasali. Non so, è stata una FES, è stata una S? Non lo so. Fatto sta che la, quello che mi porta a lei è questo. Inoltre è in trattamento per un riflusso gastroesofageo, che purtroppo è un compagno eh, diciamo, quasi sempre presente in patologie di tipo reattivo. Vi porto a paragone, ah, na naturalmente io eh, per inquadrarla bene, oltre all'endoscopia che. Eh, si fa diciamo, quotidianamente, ruidonamente in ambulatorio, faccio anche una citologia nasale. Naturalmente il risultato non ce l'ho in quel momento, ma io vi ho messo vicino i due dati oggettivi perché voi possiate comprenderli. Dalla no, torno indietro. Bon. Eh... Questa è un'endoscopia dal vivo, vedete bene come la morfologia, anche chi non è autorino, vede che la mucosa è molto gonfia, quindi lo spazio funzionale che questa signora ha è veramente minimo. Questa è una condizione che mi spiega dal punto di vista obiettivo tutto quello che lei soggettivamente mi ha riportato. Vedete proprio bene che questo è un naso che non può ventilare, non può ventilare con tutte le conseguenze che la signora... Questi siamo i rinofaringe e siamo quindi in profondità abbiamo attraversato tutta la fossa nasale questa è la, è la controlaterale vedete come la morfologia la trama vascolare, cioè tutte quelle cose il pallore della mucosa tutte cose che diciamo confermano quello che la persona mi ha detto ehm, diciamo qui abbiamo anche una conformazione, forse un residuo di quello che è stato il vecchio intervento un'altra degenerazione polipoide qui comunque molto eloquente il quadro endoscopico quando io 20 giorni dopo eh, vedo la citologia capisco tutto, secondo me, no? Capisco tutto. Forse lì lo vedete letto meglio. Da Matteo avete visto? No, non si vede. Allora, se ci fosse Questo funziona? Allora, vi faccio vedere direttamente. No, 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 faccio io. Allora, Matteo vi ha parlato dei mastociti. Mastociti nel range di noi citologi noi valutiamo, facciamo una valutazione semi-quantitativa che va da 1 rari a 4 numerosissimi per campo per campo diciamo citologico, i campi sono 50, quindi fate una moltiplicazione. Qua abbiamo 4 astrociti, 3 osinofili, quindi le due belle vetremende che dal punto di vista iperreattività di eh, Creano poi tutti i disagi, ma non sono quattro neutrofili. I neutrofili. Scusi, uh, anzi mi sta il microfono, ma la sento ragazzi. Allora, no, volevo indicare quali erano. Comunque eh, quattro neutrofili, moltissime caliciformi, quindi una componente secretiva altamente rappresentata. Oltre a note. Eh, alterazioni nucleari questo vuol dire che dal punto di vista della funzionalità cellulare siamo in uno stato di sofferenza veramente molto elevato questo quadro mi in è inoltre non ho batteri, non ho spore quindi non ho una giustificazione ai neutrofili per lo meno per quello che noi siamo abituati a considerare i neutrofili se li trovo perché li devo trovare prima cosa da escludere è è una forma infiammatoria? Non è una forma infiammatoria non c'è nell'uno o nell'altro quindi uno, che cosa abbiamo? Una correlazione molto diciamo pregnante fra endoscopia e citologia nasale. Proprio la conferma evidente di questo fatto, ehm, dobbiamo capire che questa è una patologia di tipo cronico. E che cos'altro dobbiamo capire? Che tutti i meccanismi di cui comunque l'organismo è dotato per fermare l'infiammazione e riportare l'omeostasi, sono andati falliti. Non è servito a niente, d'accordo? Questo giustifica la cronicità della patologia. Ve lo dico perché, eh, quando poi vi dirò i miei dubbi nel percorso, ehm, è stato un, diciamo, un pensiero che mi è tornato e mi ha fatto comprendere un bel po' di cose. Comunque, quindi questa era la situazione oggettiva, d'accordo? Soggettiva, oggettiva. Abbiamo un riscontro perfetto. Questa citologia io l'ho avuta 20 giorni dopo, però, perché nel momento in cui io faccio il prelevo io non posso dare il risultato. Per cui, cosa gli do alla paziente nei 20 giorni che deve aspettare per avere io la risposta? La PEA usotopico, voi sapete, la conoscete già, l'acido etanolamide, l'azione che ha a livello di, eh, diciamo, mh, Membrana cellulare dei mastociti, ma non solo dei mastociti, anche della glia, quindi anche a livello delle terminazioni nervose che sono coprotagoniste nella sottomucosa eh, insieme al mastocita, insieme ai sanguigni, alle ghiandole, eccetera, che quindi compartecipano al momento infiammatorio. Quindi l'uso della PEA momentaneamente per uso locale. Era la prima cosa che mi è venuto in mente, d'accordo? Perché dico intanto fermo la sintomatologia, d'accordo? Blocco soprattutto per il vissuto di questa paziente, molto, molto coinvolto. Inoltre, per il discorso reflussivo, e che sicuramente ha un effetto peggiorativo a livello delle mucose, dato che la componente aerea di un reflusso mi va a disturbare dal punto di vista chimico. E, e ulteriormente diciamo, infiammare le mucose fino a livello degli occhi, vi ricordo che arriva fino alla base cranica, la parte aerea intendo dire, sia l'esomeprazola ad alto dosaggio prima di colazione che un alginato, eh, sia dopo pranzo che dopo cena. Ehm, questo nell'attesa, ripeto, dei 20 giorni in cui avrei avuto la risposta, che è stata quella che avete avuto voi prima, quindi perfetta diciamo, correlazione. Quando ho avuto questa risposta, diciamo, ehm, sono passata a dare alla, alla signora anche il PEA per via orale, oltre al locale, perché nella formulazione PEA più resveratrolo il quadro è mh, diciamo, più importante, più, eh, più forte diciamo, nell'azione regolatrice a livello della. Della, dei, dei mastociti ma anche della glia. L'alginato in bustina monodosi sia dopo pranzo che dopo cena ho tolto l'esomeprazolo e ho dato una dieta, non una dieta per dimagrire, è una dieta per mettere a riposo la mucosa gastrica, d'accordo? In modo che eh, diciamo almeno senza utilizzare altri farmaci si potesse avere un controllo. Dopo tre mesi la signora è stata felicissima, è tornata a a sorridere, mi dice che ha un netto miglioramento, eh, può tornare, è tornata a dormire col marito, quindi questa l'ha resa molto contenta, ha un sollievo generale nella vita di relazione, ha una percezione completa degli odori, assenza degli svegli notturni, sono riposante, sono felice, sono felice, anche perché la citologia che ho fatto dopo è stata questa. La citologia che ho fatto dopo, vabbè, però io me l'aspettavo, no? Mi aspettavo una risposta. I mastocidi da quattro sono diventati uno, quindi da numerosissimi sono diventati rari. E come sono integri? La membrana cellulare non si è più rotta, d'accordo? Quindi vuol dire che la carica infiammatoria citochinica è stata azzerata, posso dirlo? Sì, perché anche a livello degli osinofili dove ho avuto anche una, una riduzione numerica, io ho la membrana integra. Quindi voglio dire, il carico citochinico è stato molto ridotto, diciamo molto ridotto, quindi questo collima con quello che la, che la signora mi dice, sono molto felice di questo. L'unica nota che non va bene, le caliciformi sono diminuite, vuol dire che l'intelogina 13 si è abbassata. abbassata. L'unica nota stonata, vogliamo dirla così, i neutrofili sono ancora numerosi. La neutrofilia è ancora tanto alta, però è anche vero che questa è una patologia cronica. Quindi non mi posso aspettare che i neutrofili che sono quelli che per ultimo lasciano il campo, se la lasciano, se lo lasciano, abbiano già, diciamo, mollato la presa, cioè, possono ancora essere presenti. Noi questo qui lo dico sempre perché è molto importante lo vediamo anche nelle persone che dopo attenta selezione sono stati, diciamo, a cui è stato proposto di fare il biologico, per esempio. Il biologico, anche allora io, mediante citologia, vedo l'azzeramento di osinofili e mastociti, ma i neutrofili non vanno via, non vanno via, rimangono dal punto di vista numerico sempre molto rappresentati, d'accordo? Comunque, gioia totale, la signora mi dice questo, io vedo questo con la citologia nasale, faccio l'endoscopia, no? Dico, che cosa vedrò? Vedrò un naso di un'altra persona, vedrò una cosa meravigliosa. E invece no, come vedete, l'edema c'è ancora. L'aumento della trama vascolare c'è ancora. La riduzione dello spazio funzionale c'è ancora. Eppure la signora mi dice: Io gli odori li sento tutti. Sto benissimo. Ho tornato, cioè, sono tornata a vivere la mia vita normale in casa, fuori casa. Però è vero c'è un miglioramento ma non è come quello che io mi sarei aspettato per cui eh, sono rimasta non dico ma cioè non me l'aspettavo ecco era una cosa che non me l'aspettavo e questo che mi ha fatto un po' eh, rimanerci male. So, il problema vero è stato che mentre evidentemente non sono brava a, a simulare cose mentre lo facevo la signora era lì e io... Eh, perché io ho un video dove vedo io uno schermo dove vedo io, ma vede anche il paziente. Il paziente ce l'ha davanti, io lo vedo di fronte. Lei ha visto la mia faccia perché era proprio davanti a me. E mi ha detto: Ma dottoressa, c'è qualcosa che non va. Perché? Cioè, io sto bene, non ho niente. Cioè, non ho più niente. E io ho detto: guardi, signora, io gli ho detto la verità, quello che vi dico l'ho detto a lei: io dico, signora, guardi, così, così. Eh, mi aspettavo un'endoscopia, un, un un'obiettività diversa, mi aspettavo eh, più brillante in senso positivo naturalmente, no? però dopo visto la sua reazione mi sono, ho pensato, scusatemi, perché non va avanti? Ecco qua, eh, una piccola premessa, gli ho spiegato qual era la malattia che aveva gli ho detto cosa aveva voi sapete che ci sono delle malattie eh, delle riniti che non, hanno, che non sono igie mediate hanno la stessa identica sintomatologia ma non sono igie mediate in queste la loro distinzione si fa a secondo del tipo cellulare che prevale nella citologia abbiamo la forma neutrofila che vi sto facendo vedere in questo momento sempre senza batteri senza, in assenza di prove allergiche positive Abbiamo quella in cui prevale l'osinofilo, la famosa naran, NARES, la conoscete tutti più o meno, credo. La forma in cui prevalgono i mastociti, la NARMA, e quella in cui prevalgono i sinofili e i mastociti. Ho spiegato alla signora che lei ha questa malattia, NARESMA. Ha una rinite in cui sono compartecipi sia gli osinofili che i mastociti. Gli ho spiegato la complessità in modo semplice, in modo che potesse... Comprendere la natura della malattia che aveva, che ha. Per arrivare, dopo aver spiegato eh, che c'è il riscontro inoltre una renite più spesso associata a poliposi, gli ho detto tutto quello che andava detto, perché lei va la persona va coinvolta in prima battuta, deve sapere tutto la persona secondo il mio parere. E poi gli ho dato una spiegazione più, diciamo. Uh, come posso dire um, che coinvolge l'ambito psicologico. Allora, abbiamo detto prima che è vero che l'organismo risponde alle infiammazioni di qualunque natura in modo uh, diciamo, a una reazione ne corrisponde un'altra uguale e contraria. Risponde con l'infiammazione, d'accordo? Però l'infiammazione normalmente si deve dovrebbe spegnere per arrivare all'omeostasi, d'accordo? Quando questo non succede lo stress fisiologico indotto dalla cronicità della patologia comporta inevitabilmente uno stress diciamo, eh, psicologico. È tipico delle forme croniche, d'accordo? Il coinvolgimento emotivo, il vissuto da anni, vivere una situazione di, insod di insoddisfazione nel lavoro, nella professione, nella difficoltà di riposare, eh, di relazionarsi con gli altri in modo tranquillo ed è tipica. Della, diciamo, della presenza di citochine di cronicità che sono in modo particolare l'interleuchina 1-alfa, la 6, il TNF-alfa, tutte sostanze che vengono liberate dall'attivazione di quelle cellule, prima una poi l'altra e poi il mantenimento, di cui la signora presenta una patologia, d'accordo? Ho spiegato che queste vanno a lavorare a livello encefalico perché possono arrivare al cervello nelle zone che non sono protette dalla barriera ematoencefalica. E l'effetto che hanno a livello lesivo, a livello cerebrale. Addirittura, e questo senza ripetervi nulla di tutto questo, ma è perché spiegare è fondamentale fino ad arrivare alla sickness, alla sickness syndrome che è un'alterazione dell'umore fino alla depressione proprio la situazione diciamo psicologica con cui si vive la malattia eh, ed è tipica queste, questa, diciamo, questa risposta psicologica in soggetti eh, in cui le citochine predominanti sono entelochina 1 e entelochina 6 delle patologie croniche per dirvi che mi sono tranquillizzata io si è tranquillizzata lei perché spiegare a un paziente, come diceva Pachadam, cioè quando ci occupiamo di una malattia possiamo vincere o perdere, noi ci proviamo a trattarla, ma se parliamo con la persona, se siamo vicini, se ci occupiamo di lei abbiamo comunque vinto. Quindi, questo è il mio caso. Vi ringrazio per l'attenzione, però la mia convinzione che la prima cosa da fare è raggiungere l'alleanza medico-paziente rimane il nostro primo obiettivo poi riusciremo a curarlo o non riusciremo quanto, più o meno ok, però già abbiamo fatto la nostra, la nostra conquista più importante è quella, vi ringrazio grazie dottoressa come vedete non ho neanche provato a zittire mia moglie per cui ho tenuto bene <ride> grazie è lui, è lui, è lui, è lui il colpevole. Eh, bravo bravo eh, eh, la dottoressa si è dimenticata di fare un invito a tutti voi se vi siete un poco appassionati della citologia nasale vi annuncio che il prossimo congresso nazionale di citologia nasale dell'AICNA dell'associazione nazionale citologi nasali italiani si terrà a Verona eh, eh, sede <ride> che Guarda strano caso. dal 14, 15, 16 settembre del 2023 quindi siete tutti invitati naturalmente Grazie, siete tutti invitati naturalmente Un commento? Domanda, domanda. Una domanda. I linfociti com'erano? Allora, i linfociti non erano attivati. Allora, sì, ma, qua... Scusa, ma quanti linfociti c'erano? Molto pochi. Molto Sia pochi. nella prima che nella seconda citologia. Molto pochi. Li ho trovati assolutamente non, non significativi. E comunque non erano attivati. Eh, diciamo che, ehm, ecco... Eh, come tu sai, come tu mi hai insegnato, io cerco sempre l'alone, diciamo, periferico. Eh, non c'era. Eh, perché qualora c'è, io lo scrivo sempre nella mia refertazione, eh, però effettivamente non, ehm, non avevano, non erano molto rilevanti, né dal punto di vista numerico né dal punto di vista morfologico. Altra domanda: mi hai trovato contiguità tra il mastocita e un linfocita? Cioè, se, si sì, 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 molte volte vicini. E, e quindi questo è uno di quegli elementi in cui si dimostra cosiddetta la congiunzione cit citologica, dove sì. il l'infocita va ad attivare il mastocita. Ma lo sappiamo, lo sappiamo che è un lavoro di squadra. Sappiamo che è un lavoro di squadra. Grazie, l'argomento è veramente molto stimolante se... e il vostro grado di conoscenza non è da tutti, però mi... sappiamo da chi mandare un paziente, questo l'abbiamo ah, capito. Beh, sono... <ride> sì, sì, naturalmente sì. Prego. Sì, Prego. sì. Prego. sì volevo sapere, okay. sì, volevo sapere eh, che tipo di dieta è stata data. Mediterranea oppure... Il Armonica Caruso e, o, o è, per la dottoressa è per, per Armone sì. ah, okay, okay. no no io non ho dato la mediterranea per questa persona? Sì, per questa, per per, per questa di paziente? 66 anni. Penso, penso che la professionalità di un nutrizionista sia molto utile in questo caso eh, perché sì. un conto è dare un'indicazione e un altro conto è specificarla nel particolare allora Quindi, le mie sono state eh, indicazioni io volevo mettere a riposo la mucosa gastrica questo volevo fare cioè volevo indurre una situazione eh, diciamo di riposo funzionale elimina, facendo eliminare alla signora per il periodo diciamo, eh, fra la prima e la seconda citologia eh, di cibi che, dei cibi complessi, dei cibi complicati, che quindi comunque per essere digeriti richiederebbero un, una quantità di acido cloridrico elevato. Eh, quindi tutti cibi semplici semplici come pane e pasta, la carne sì ma non fritta, niente di fritto, il latte eh, diciamo, yogurt, yogurt sì ma non latte liquido, eh, i salumi tolti tutti, e ecco eh, aglio e cipolla no, aglio e cipolla, cioè tutto quello che può attivare la mucosa gastrica io le ho diciamo eh, i kiwi no, Kiwi, no? per, la, per quei semini neri che hanno che sono terribili, terribili, certo. Anche quello devo. devo sì, scusatemi, e comunque non era per dimagrire, era per mettere a riposo la mucosa gastrica. E comunque erano, sono consigli dietetici, non è una dieta. E, anche perché molte volte il paziente non sa niente, mangia tutto quello che vuole, e naturalmente peggiora la sua situazione. E in quel momento dovevamo sfondare elementi peggiorativi, era quello che volevo fare. Okay. Allora. La collaborazione tra diverse professionalità è, è alla base importante. della buona riuscita. Non possiamo fare tutto da soli, se capiamo una cosa non per questo possiamo dare consigli su tutto. Credo che sia molto più importante colloquiare e collaborare con più professionalità che convergano sulle necessità del paziente, più che fare tutto noi è troppo. Non so se siete d'accordo sulla interdisciplinarietà e multidisciplinarietà. Questo è, deve essere un'esperienza quotidiana e dobbiamo unirci, parlarci, spiegarci. Tutti possiamo crescere in questo modo. Se invece ci deve essere un rapporto di fiducia, e ci devono essere anche gli elementi professionali che servono, a volte non ci sono, a volte abbiamo bisogno di un allergologo. E come facciamo? Dobbiamo non so, pregare che ci sia. Pregare che ci sia, è vero. Grazie. Pregare che ci sia. Allora, dimmi adesso. Allora. Marilena, tocca a te. Sì, ehm, a proposito di, questa, di questo interesse ovviamente di biologi nutrizionisti, nelle sessioni successive ci saranno delle, diciamo, delle relazioni dedicate, come ho detto all'inizio, dove il medico intervista il nutrizionista e quindi la, la problematica patologica sarà affrontata da entrambi i punti di vista, quindi dal punto di vista diciamo terapeutico ehm, del medico e dal punto di vista invece terapeutico attraverso un'alimentazione adatta, funzionale. Allora, ehm, adesso faremo, eh, vi sono stati distribuiti tutti i questionari, ma ehm, si deve spegnere una Avete già il che ci no. Allora, salutiamo il pubblico, come mi ricorda Floriana, eh, che ci ha seguito oggi da casa. Eh, ci vediamo nella prossima sessione che sarà il 19 novembre. Eh, adesso, al momento, proseguiremo perché abbiamo terminato anche la chiacchierata e la discussione, eh, terminando e chiudendo l'evento di oggi eh, a quest'ora. Con un vivo ringraziamento a organizzatori e partecipanti, i più duri che sono rimasti con noi, e un ringraziamento particolare alla dottoressa Esposito che ha seguito ogni singolo passo di questa eh, non, non, non facile giornata. E grazie, grazie alla dottoressa Tomaiolo. Grazie. grazie. Salutiamo tutti, Carlo. Chiudiamo.